La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buongiorno, buon weekend da Mimmo Moramarco. Arriviamo ai titoli dei maggiori quotidiani anche per questo 28 ottobre 2023. Come sempre, nelle prime pagine abbiamo la vicenda in Medio Oriente e oggi apriamo con l'unità, filmati esaminati dagli esperti. Vediamo al centro pagina: il missile dell'ospedale non era di Hamas. Una giornata particolare sull'unità, il popolo della pace era in piazza, il PD forse ha aderito, forse no. In questo editoriale di Piero Sansonetti e anche l'incubo di Giorgia non è Gianbruno, dall'altro lato di Michele Prospero. Sotto l'unità, come si fanno le manovre? A marcia indietro, secondo l'articolo di David Romoli. L'apertura di Libero è dedicata alla macchina del fango, sabotaggio in Rai contro Giorgia. Sindacalista rosso monta servizi da inviare ai giornali amici per screditare la TV e farla sembrare un fortino del premier. Meloni smaschera Repubblica, liti con gli alleati, bugie. Al centro pagina la fiction di Hamas con il figurante che fabbrica bugie, come vediamo la foto al centro pagina. Poi il flop del corteo pro-Palestina di Conte, partecipazione sotto le attese, sinistra sempre più divisa, in questo articolo di Salvatore Dama. Mostri catodici, Daniele Capezzone, sette nuove maschere della propaganda TV e Mario Sechi, oro, fucili e petrolio, cosa prepara la guerra. Per quanto riguarda il conflitto, secondo Libero, verso la svolta, Israele manda i carri armati dentro Gaza, nell'articolo di Mirko Molteni. Il centro pagina della Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, raid senza precedenti su Gaza, parte la fase 2, nell'articolo di Flaminia Camilletti. In alto, per quanto riguarda sempre la Verità, si parla di finanziaria imposta da un'eredità pesante, delude il ceto medio, pensioni, case e conti correnti. Ecco la verità sulla manovra. Dopo le mille voci che hanno alimentato scandali e titoli di fuoco, finalmente arriva il testo autentico della legge. Non c'è il pignoramento dei fondi degli evasori, tanto evocato da chi prima accusava il governo di favorirli. Ci sono invece il taglio del cuneo e l'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi. Per uscire dal lavoro anticipatamente resta quota 103, ma a caro prezzo. Sotto alla Verità, lockdown ingiusto, bambino risarcito. Regione Sicilia condannata a indennizzare il piccolo agli arresti domiciliari per ordine di Musumeci. Aveva il diritto di uscire e correre. Una sentenza che apre le porte a un numero potenzialmente enorme di ricorsi. In questo articolo di Alessandro Rico, faticoso, ovvio, d'un confronto scientifico, l'Istituto Superiore della Sanità ammette i morti in eccesso, ma sui motivi getta palla in tribuna, nell'articolo di Francesco Borgonovo. La Stampa apre con la furia di Israele su Gaza. Come vediamo al centro pagina c'è anche una foto, quelle 50.000 donne incinte sotto le bombe, nell'articolo di Letizia Tortello. Per quanto riguarda la geopolitica, crimini di guerra, l'accusa dell'ONU, nell'articolo di Domenico Quirico. Il reportage profughi di Jenin pronti alla rivolta, e si parla anche della manovra del governo nel caos. Secondo la Stampa, patto, la premier chiede aiuto alla Guard, pensioni torna a quota 103, ma assegni più bassi. Meloni, non litigo con alleati e Mediaset, lettera ai vescovi, pagate l'IMU. Si arriva adesso al sud con la Gazzetta del Mezzogiorno. Assistenza precaria, RSA e centri diurni. La protesta arriva in piazza Bari, ma la regione replica tra i primi in Italia per i fondi. Sotto caldo infinito i saldi vanno posticipati, capi invernali in pratica invenduti, come riporta qui la Gazzetta del Mezzogiorno, ed è una comunicazione della Confesercenti. Ci sono fatti di cronaca anche qui sulla Gazzetta. Foggia insanguinata, ucciso un quarantenne, l'ipotesi è quella del traffico di droga, minacce a Bitonto alle porte di Bari, dirigente nel mirino, lettera con una cartuccia al comune. Al centro del Riformista, il quotidiano diretto da Matteo Renzi, vediamo la foto di Meloni, Tajani e Salvini. Secondo il quotidiano, la stangata, ceto medio a mani vuote, tasse sulla casa in aumento. Per Israele, raid, incursioni su Gaza, esplosioni anche in Egitto. Per la giustizia, resa dei conti per Piero Amara, da pentito a
calunniatore, scrivono sul Riformista. L'editoriale, scritto da Gagliazza, prescrizioni e mistificazione. E si parla ancora della manovra e quello che riguarda la giustizia. Anche sul Giornale, pensioni, trovato l'accordo, quota 103, si esce a 62 anni con 41 di contributi. Meloni, nessun problema con Salvini e Tajani. Vediamo centropagina sul Giornale, Marta pronta a tornare in aula, ma sofferenza indescrivibile. La compagna di Silvio Berlusconi, l'editoriale di Alessandro Sallusti, coperta corta, ma stesso letto. Il tema principale è la maggioranza con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Nuova offensiva di Israele sul Giornale nella notte, tunnel, spie e comando, partita a scacchi su Gaza. Manifestazione del 4 novembre, l'imam delira contro Salvini, nell'articolo di Michael Dessi. Chiudiamo oggi con il Fatto Quotidiano, anche qui l'escalation, come vediamo a centro pagina, la foto Gaza, pioggia di fuoco da terra, cielo e mare, i tank di Israele nella striscia, battaglia con Hamas. Via Libera USA, niente linee rosse, Israele, espandiamo l'azione terrestre, Hamas chiama i palestinesi cisgiordani e i caccia americani bombardano in Siria. Per il Papa, come riportato qui sul Fatto Quotidiano, ora buia hanno scelto Caino. In Italia la pace non riempie le piazze, Conte e la sinistra ci sono, ma il PD no, c'è l'editoriale di Marco Travaglio, il diplomatico si intitola ancora Focus sulla guerra, quello che sta succedendo in Medio Oriente. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi con Mimmo Moramarco per questo 28 ottobre 2023. Domani, domenica, non ci sono, ci risentiremo sicuramente lunedì con altri titoli dei maggiori quotidiani italiani. Per il momento è tutto e un buon weekend a tutti quanti voi. Grazie ancora per l'ascolto e la visione.